anni 80 io avevo pienamente iniziato la mia attività, che è sempre stata quella della chirurgia plastica e chirurgia estetica, e le profiloplastiche, i cambiamenti dei tratti del viso venivano effettuati solo, esclusivamente con interventi che potevano essere sia interventi chirurgici pure semplici, sia modellamenti. A fine anni 80 cominciavano anche i modellamenti effettuati con l'ipofilling o con la lipoaspirazione, sia con le protesi, classiche protesi zigomatiche, protesi mentoniere, eccetera. E dopodiché è arrivato un materiale particolarmente valido, lo uso pure io, è sicuramente validissimo, che è l'acido ialuronico, e si è molto diffuso. Ci sono anche altri filler, però l'acido ialuronico ha fatto un po' la parte del leone e si è diffuso tantissimo, riuscendo a scalzare quasi del tutto gli interventi di profiloplastica che venivano fatti appunto con o senza protesi. Però in effetti dobbiamo spezzare a una lancia, almeno in parte, in favore ancora di questi interventi, perché hanno tanti vantaggi. Prima cosa, sono diventati rispetto a una volta molto più semplici, nel senso di una minore invasività, di una minore aggressività. Le protesi sono fatte in maniera migliore, il materiale è sicuramente più tollerato, le procedure sono state hanno guadagnato dei protocolli molto più validi, per cui se si vuole ottenere un risultato definitivo e sicuramente naturale, e oltretutto in molti casi un risultato che attraverso un minimo intervento da poter eseguire anche in ambulatorio, semplicemente con una piccola anestesia locale, si può anche tornare indietro, perché alcune protesi basta sfilarle, si ritorna allo stato quo ante e veramente si ottengono dei risultati, per cui con un unico tempo operatorio per tutta la vita poi non ci si pensa più. Esistono anche dei materiali di filler permanenti, ma hanno dato tanti problemini, per cui adesso i filler permanenti che vengono eseguiti semplicemente con una puntura, si può dire che non hanno più una quota di mercato. L'unica differenza, l'unico problema nell'usare le tecniche operatorie, che molte volte sono definitive ma non richiedono l'uso di protesi, ad esempio quando erano gli anni 80-90 le labbra si operavano, non è che si impiegavano protesi, si operavano, cioè il lifting del labbro, che portava delle modifiche anche della struttura, quindi non è solo l'ingrandimento che si può ottenere dei filler, ma proprio una modifica della forma del labbro, cosa che col filler non si può ottenere. Col filler dobbiamo pensare che gonfia solo, invece noi con questi interventi riusciamo realmente a modellare, a rifare un disegno dell'arco di Cupido, ad aumentare il bordo vermiglio dove più vogliamo, a mettere la protesi in una posizione o ridare la forma a uno zigomo, aumento, a sottigliare ad esempio delle guance troppo paffute con una microlipoaspirazione, a invece aumentarle con un lipofilling o con degli interventi un po' particolari che possono modificare realmente la forma e dare dei risultati che poi sono per tutta la vita. Quindi voglio dire, tenendo presente che con le tecniche attuali sono interventi minimamente invasivi che possono essere eseguiti più delle volte, non dico con una giornata di ricovero in the hospital, ma anche in ambulatorio, un pensierino a tutti questi metodi che si usavano abitualmente in precedenza e che adesso sono stati soppiantati dai filler, bisogna farcelo questo pensierino.